ci sono posti nel mondo in cui fare il giornalista, anzi la giornalista, è tanto pericoloso quanto prezioso. Prendete l'Iran. Sono state due donne, Niloufar Hamedi e Elahe Mohammadi, a raccontare per prime la storia di una donna, Mahsa Amini, 22enne della minoranza curda, morta nelle mani della polizia morale che l'aveva arrestata per non aver indossato correttamente il velo, 4 mesi fa. Nei giorni successivi le due croniste sono state arrestate con l'accusa di essere spie degli americani. E man mano che la protesta cresceva e diventava una vera e propria rivoluzione popolare, guidata e animata dalle iraniane e pagata col sangue da centinaia di persone, molti altri che fanno informazione sono stati sbattuti in galera, un'80ina, comprese 3 giornaliste nelle ultime ore. Per molti la destinazione è Evin, Teheran, dove sono rinchiusi e torturati gli oppositori e dove hanno trascorso ore buie celebrità come l'attrice Taraneh Ali Dosti, rea di essersi schierata con la sua gente contro il regime clericale sciita, poi rilasciata su cauzione. A tanti altri meno famosi è andata peggio. Diversi manifestanti sono stati condannati a morte e alcuni sono già finiti sul patibolo. Non ci andrà Mohammad Gobadlu, 22 anni. Soffre di un disturbo bipolare. Nel processo non ha visto l'avvocato e ha confessato sotto tortura, denuncia la sezione iraniana di Amnesty International. Ma la Corte Suprema ne ha accolto il ricorso. Forse anche per gli ayatollah è troppo giustiziare un malato di mente. Ma la vera follia è la loro, che pur di mantenere il potere sacrificano il popolo.